L'exploit di Matteo Salvini alle elezioni dello scorso 4 marzo ha sorpreso un po' tutta Italia, ma potrebbe portare il leader del Carroccio direttamente a Palazzo Chigi. Manca ancora qualche tempo alle consultazioni del Presidente della Repubblica, ma a parlare della vittoria del compagno è Elisa Isoardi. La conduttrice televisiva si è infatti sbottonata un po' sul successo politico del suo Matteo. In una recente intervista rilascia qualche dichiarazione che lascia trapelare ciò che sarà disposta a fare per lui. La Isoardi ha difatti parlato ai microfoni della rivista Oggi, attualmente in edicola, che le ha addirittura regalato la copertina. «Sono orgogliosa dei risultati e dei successi di una persona che fa parte di me», dice l'ex modella. «È il suo momento, ho il dovere di non confondere i piani, per rispetto, per amore». Di lei già si parla di una vita da first lady, ma sceglierà di seguire il suo uomo a Roma o di continuare l'avventura in Rai. Lei sembra non avere dubbi e anzi dichiara di essere disposta a fare qualche passo indietro per permettere a Salvini di godersi il momento di splendore e cercare di portare avanti i risultati concreti. «La donna, per quanto in vista, deve dare luce al suo uomo», rivela ancora, e la luce si dà arretrando. Questo significa che per amore del fidanzato continuerà a dedicarsi alla carriera senza influire troppo sulle scelte politiche del capoleghista. Ma forse Elisa ha paura di qualche ripercussione sul loro rapporto? Non è detto che il potere aiuti, dice. A volte le donne di uomini influenti sono meno privilegiate di quel che si pensi, devono dimostrare più di altri, devono scrollarsi di dosso l'etichetta del privilegio. Ma alla fine chi fa bene con amore il proprio lavoro verrà sempre premiato, la qualità vince sempre. Intanto c'è da aspettare, solo il tempo e le complesse dinamiche della politica ci diranno se la vedremo o meno nell'inedito ruolo di First Lady.